Ciao a tutti. Sono il vice primo ministro della Moldavia, il ministro degli esteri, Nicu Popescu. La Moldavia denuncia circa 20 trattati con i paesi della CSI a causa della revisione della loro rilevanza. Posso dire che in questi giorni stiamo conducendo un processo di denuncia di decine di accordi con la CSI. I nostri ministeri hanno condotto un'analisi della rilevanza di molti accordi firmati nel quadro della CSI. Compileremo l'elenco, lo pubblicheremo. A memoria posso dire che circa 20 accordi saranno denunciati lungo la linea del Ministero degli Esteri. Ho dichiarato in onda sul canale televisivo Giurnal TV. In totale, sono stati conclusi circa 300 accordi con i paesi della CSI. Secondo me, la Moldavia aspira all'Unione Europea, quindi analizza quali accordi non sono conformi alla legislazione in Europa. La risoluzione richiederà un certo tempo. Inoltre, il presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha chiesto a Biden di dare soldi a Joe. La Moldavia non lascerà la CSI, ha detto il presidente moldavo Maia Sandu. Allo stesso tempo, il Cremlino ha riferito che Sandu non partecipa alle attività del Commonwealth. La Moldavia ha cessato le relazioni con la Russia a causa del conflitto in Ucraina. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione, il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti.